un secondo pensavo che ho in scena. Ah, wow, ok, ha cambiato termina sfondi un secondo il telefono. Per il widget di Genshin, intendo. Live offline, ma non puoi uscire da Twitch. Che sono un furbo. Tutto di Scatman. Michael Noises start playing. Allora. Boh, adesso ci siamo. Collegato. Diciamo solo con questo, perché sennò. Allora, ho spostato. Ah, devo guardare una cosa. Sì, ma va bene. Ho spostato un po' il microfono. Quindi. Spero che non dia. Spiegato che non dia fastidio. Poi il resto. Beh, lo stesso. Il microfono dovrebbe sentirsi. Se è troppo forte, ripeto, basta dirlo. Io ho constatato che sembra abbastanza ok questi giorni, appunto. Giusto perché io parlo molto piano. Quindi è così. Allora, devo mettere a posto un po' di cose. Niente. No, sto guardando una cosa. Perdonate. Michael Noises. E voglio continuare, ragazzi. Avevo scelto l'ultimo round per questa sera. Poi c'è da fare anche le altre cose. E cose giornaliere le abbiamo fatte, quindi quello era Apple. Però il resto ci sta. Si era deciso che deve traballare, non si sa. Ok, potevi mettere un po' meglio con sta sedia. Ok, allora, fammi pensare. Abbiamo danni e tasso. Possiamo fare due cose. So perché questo sembrava, perché era quando abbiamo chiuso, sì. Possiamo fare due cose. Aumentiamo l'attacco, aumentiamo maestria elementare. Mi serve aumentare la maestria elementare, dipende la Raiden andrebbe abbastanza bene se aumentiamo l'attacco della Raiden, però c'è tutto il fattore di Naida, eccetera. E all'inizio c'è. Spero che non si sente. Rumore di sottofondo, chiedo scusa. No, ho voluto aprire la porta ma non sono a casa, quindi non mi prendo responsabilità. Arriva qualcuno, mi lancia una sciabatta. Oh, fuck. Scusa. Io si avvicino 87 per... No. La bellezza è che secondo me qua mi sarebbe messo. Allora, mi fido poco della difesa. No? Facciamo questo. No? Perché avere meno difesa ho paura che Naida poi dice oh no. Dai. Ah già, quindi avere un personaggio che è di eletto. Io che colpite. Ok. I primi 2 minuti sono stati sconcertanti. Riproviamo la sfida. Ma no, dovrebbe, il timer non dovrebbe proseguire se. Non devo fare. Non è giusto che. Questi qua possono farsi l'animazione e non puoi colpirli. Il timer. Andare avanti. Secondo me è una stupidata. Non è tutto. Secondo me non è. Non è neanche giusto che Shin qui ha deciso di. Ah,
Qua non mi ricordo che cavolo avevo fatto per buttare giù questo, non so di quella verità. Quindi... sto guardando la mia vita, non per farlo. Proprio scin qui così partire eccetera, bello schifo, anche Bennett sta facendo la sua figura, chiami te, ok, non mi piace sto tentativo, sono più indulgente nella pizza adesso, è l'ultima volta che l'abbiamo fatto, sono molto più indulgente. Tanto non riusciamo a fare tastelle, però mi dà fastidio sbagliare. Secondo me non ha senso. Prossimo... se andare a lavorare oggi, sì, va a male, però... sono ancora in... non funziona la cosa perché... non viene contato come ricarica di energia questo. Credo. Che la base è sicura. Non mi piace tanto questo team contro di lui, eh. Però l'ho usato già l'altro abyss. Ho preso un culo. I guess. Non è male. Capite a me? Devo fare la polizia. Ho visto. Voglio cambiare personaggio, non dirmi che non è disponibile perché non è vero. È disponibile, chiaramente. Non sto guardando una cosa, mi sono... ma scusa, la sua ultimate si sta ricaricando, ma le altre dei miei personaggi... non lo so. No, sono affrontato malissimo. Devo fare meglio. Vabbè, pazienza, quel che... è successo quel che è successo. Spento il telefono perché era un po' caldino. Sì. Sì, vabbè. Abbiamo già capito che sto avviso. Facciamo le 4 stelle. Perché... io non per me le scatole. Vabbè. Una ricarica energia abbastanza intensa, provando a usare l'abilità della Raiden dopo, perché c'è un po' il vizio di usarla istantaneamente, è un'abitudine che ho preso con l'altro team, che è un'abitudine intensa. Se l'altro camperone sulla destra la piantasse di fare... oh, me lo so, mi vengo qui. Vieni qua. Bravi. Un pacco nelle chiese. La famiglia, you know? Vabbè. Ho notato anche che hanno messo un sacco di personaggi in questo abisso che fanno uno stun incredibile. E non riesci a fare niente, oppure ti mettono i personaggi grossi ma quello che ha già. Che ti fa, ehi, ma non puoi cambiare personaggio. Ma cosa sta succedendo per me? Perché l'hitbox è troppo... cioè non ha spazio il gioco per... cambiarti il personaggio. Poi detto questo, wow, detto questo,
Non so, vedi questi che fanno tutte le stelle, questi problemi a loro non succedono, ma presumo che sia anche una questione. Non voglio essere il classico ragazzo che lo dice, ma secondo me è questione di connessione. Cioè, sto gioco è interamente in single player, ma avendo avuto, tra virgolette, la possibilità di giocare con diversi tipi di connessioni, cui 2 mega un giorno. Capisci che questo gioco qua è single player, ma c'è anche qualcosa sotto che lo fa andare avanti, diciamo, non solo single player. No, non so, cioè, se fosse interamente solo single player, quando tu accendi non ci vuole una connessione internet, eccetera, eccetera, ma essendo così online ci saranno altre cose di mezzo. Magari anche colpi critici, quelle cose lì. Ma questo lo so perché c'è Echoes, che è un manufatto che va a fortuna. Più laghi, è stranissimo al contrario. Più laghi, no, meno laghi. Ah, non mi ricordo più com'era. Meno, forse era meno laghi, più danni fai con quello. È un manufatto stranissimo. E se tieni conto di questa cosa, mi sa che anche l'abisso, come altre cose, c'è 1 gigabit di connessione. Penso anche che sia in qualche modo più facile fare l'abisso, perché cose stupide come tipo non puoi cambiare personaggio ora non succedono, perché magari il gioco, perché dopo un po' switcha lui, cioè se tu continui a schiacciare come uno scemo, anche se hai un mega mostro davanti a te, e lui continua a dire impossibile, 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 dopo un po' cambia lo stesso, quindi magari se hai una connessione un po' più alta, lui viene a dire ok, sto dicendo una cretinata, puoi andare. Una cosa del genere. Ok, io prima di fare questo pensavo di streamare un po' prima, ma dico la verità, oggi me la sono presa comoda, ho guardato un po' di YouTube, eccetera. Sono anche uscito, eccetera, ma in caso comodo ho guardato YouTube. Domani invece penso che non ci sono di nuovo tutto il giorno. Adesso vediamo. Come fare? Magari la mattina ci sono e il pomeriggio. Poi sabato ho intenzione. Appunto, tutto il giorno. Ci sta proprio tornare alla sera, però in verità è una soltanto che non ne vale la pena, quindi penso che lascerò. C'è un modo nuovo per vivere la modalità orizzontale e non me ne frega un cazzo, voglio solo caricare il telefono. Really nice. Ok. Really nice. Ricordo che oggi ho fatto un po' di cambiamenti con i team, eccetera. Quindi siamo così. Questi giorni stiamo usando la Raiden. Adesso magari di mettere di nuovo Arlecchino. Facciamo un po'. Poi torniamo a Ida. Ero curioso solo di una cosa, ma tanto non si può fare niente. Le abbiamo fatte tutte le missioni di quella riva. Viene il dubbio. Sì, è proprio andata via. Mi sembra che l'ho fatto. Vabbè, non fa niente. Cioè, nel senso, mi sembra proprio che l'ho fatto tutto. Non devo disperare. Non l'ho fatta, pazienza, sono in vacanza, non me ne frega un cazzo. Altro qui tira la ruota. Devo vedere una cosa qua. Come siamo messi? Qua sotto, tu vedi. Ok. 46. Constant motion.
Tanto non possiamo farci niente, quindi di nuovo mettiamoci a fare questo. Questo. Vediamo che capita, l'ho selezionato anche se non lo sto selezionando. Ripeto, questa settimana un po' così. Dicevo, stamattina abbiamo ancora dei soldi, ne abbiamo spesi tanti, quindi mi va di spenderne, cioè di prendermeli. E un po' così. Facciamo i soldi e poi la prossima settimana che sono che lavoro, sì, però eccetera eccetera, mi metto lì, ci mettiamo lì a farmare le cose per Sara e eccetera eccetera. Allora, io volevo onestamente, potrei anche mettere che questo è il primo kill della raid, però vabbè, se ne frega, lo volevo fare, vabbè. Tanto me lo ricordo, vedo Chevrolet, dico enemy spot. No, Chevrolet va benissimo per il Chrome, mi piace molto di più dell'altro, e invece ah già, sì, adesso poi se abbiamo tempo, dopo mangiato, abbiamo l'abisso con Casua, eccetera, eccetera, ma non se riusciamo. Cioè, mi piacerebbe fare il team di Sara, eccetera, eccetera, ma sto abisso mi sa che non riusciamo a farlo. Però in ogni caso, vedo adesso. Non c'ho adesso l'abisso davanti, quindi non mi ricordo esattamente i nemici, ma non riusciamo a farlo, ve lo garantisco. Fatto fuori qualcosa, ah, un pezzo di altro. Ho fatto una scelta, vabbè, ho fatto. Chiude. Chiude la posme. Sarebbe stato bello se lo diceva anche la rete. Però in insomma, sta che sta tornando, non è male qualcosa. Chiude la posme. Ok. Andiamo avanti. Meglio di no, perché non voglio perdere vita. Ma ho cambiato l'ordine per caso. Mi sa che ho messo Bennett all'ultimo perché volevo tirare fuori più danni dalla Raiden, però così la ricarica energia non arriva e non riesce a fare un cazzo. Comunque, mi sa che devo arrampicarmi di nuovo. Mi sa di sì. Però stupisce che ho messo così tanti livelli a Naida, ma abbiamo fatto lo stesso, le stelle uguali dell'abisso. Mi è un po' dispiaciuto. Sembrava più veloce questo tentativo rispetto a quello che abbiamo fatto il mese scorso, però le stelle sono qua. Non so neanche io perché sono continuo a battagliare tra virgolette. Sto abisso che tanto alla fine lo sappiamo tutti che fai tu win l'abisso. Cioè, non ci vuole molto a capirlo, onestamente. Allora. Cioè, o hai tutto il tempo che del mondo,
Non stavo guardando qua come arrivarci. I'm lazy and you know it. Poi è tutto il tempo del mondo. Poi what? Ah, vabbè, facciamolo. E raccolto una sola batteria. La Raiden non riesce a arrampicarsi perché piove. Ma perché c'è tutti di fuoco adesso? È 2 giorni che abbiamo tutti i personaggi di fuoco. Buonasera. Grazie. Ecco per il disco. Piss him out. Bava del melmo. Questo potrebbe essere utile alla nostra causa, ma Mozart funziona diversamente. Quindi andiamo da questa parte. Probabilmente sto prendendo la direzione più lunga, ma vabbè. No. Praticamente qua se prendi quelli lì che ti danno il livello per far arrivare i personaggi, quello lì. Cos'è? Grigio azzurrino, I guess. C'è il meccano lì. Ma mi sa che anche adesso ce lo troviamo. Esatto. Ormai lo so, che l'ho fatto così tante di volte. Quante di quelle volte, no? Iude. Praticamente se si vuole essere veloci, che non si ha tempo, fai Mozart. Perché se vai a fare già le altre nozioni, sì, sono a livello 85 i nemici. Però sono più pompati, invece Mozart fanno tutto schifo. E poi a Mozart non è che c'è, o c'è Illicur o i macchinari lì, o i miconoidi, o come si chiamano, i malefiori. Difficoltà. Ormai adesso carica che energia c'è di nuovo. Arrivano i malefiori. E I guess. No, mi sembrava un malefiore, ma erano loro che mi lanciavano i melmosi. Brutale sto gioco. Sono vivi sti melmosi che lanciano per farli saltare in aria. Brutale. È l'unica cosa che posso pensare di fare sabato, se lascio perdere la mia idea di andare molto lontano e andare al cinema. Mi piacerebbe andare a vedere il film di Borderlands. Dovrebbe, è uscito di recente. Ma no, ma perché da quando l'hanno annunciato in America ho detto lo voglio anche io vedere. Ci sta. Sono cresciuto con Borderlands. Non ho giocato tanti Borderlands, solo a Borderlands 2. Ma sì, quel poco. Però su Borderlands 2 ci ho messo, praticamente ci ho giocato per 2 anni ogni giorno. Più o meno quello che facevo con Jane, con quello che stiamo facendo con Jane, ci facevo con Borderlands. Un giorno mi mettevo lì, farmavo le mie cose. Però appunto Genshin ha... Genshin ha più senso, perché alla fine ogni giorno non... Sì, alla fine dopo un po' è uguale, tra virgolette, ogni giorno, però qualcosa cambia nel mondo perché c'è venti, eccetera. Invece Borderlands era sempre uguale, e la cosa che facevo, ma principalmente cercare di fare più obiettivi, mi ero messo a fare obiettivi, eccetera. Okay? Era abbastanza un grinding per quello, non erano gli obiettivi tipo trofei, eccetera, ma aveva di una specie di mini missioni dentro il menu dei personaggi, dicevo quello. Alcuni erano abbastanza complicati. E beh, comunque detto questo,
La maggior parte del tempo lo pensavo. You did. There is no future. You know my friend, don't you? Everybody stand back. Torn to oblivion. Shine down. Perché Fuyoma è una belletta sto team, perché sei immortale come quello di Arlecchino. Credo che appunto Arlecchino devi darci ogni tanto uno sguardo, però vabbè. Ah, siamo fortunati, ci raccogliamo un po' di semi per il nostro, per la nostra serenità. Per ogni fulmine lei raccoglie un pezzo di energia. No, non lo so, è arrivato un pezzo di energia quando è caduto il fulmine. Beh, poi. Non lo so. Devo spostare solo un po' il mouse perché continuano a fare su e giù con il tappetino. Non va bene. Non sento più l'audio del gioco. È un problema perché se non lo sento io non lo sentite neanche voi. Ok, adesso lo sento di nuovo. Non so cosa è successo. Forse devo uploadare una... C'ho i driver audio un po'... sperati, I guess. Non lo so. Now you shall perish. E manca uno. Poi. Proprio con nonchalance non mi fanno niente. Ah, sentivo parlare, pensavo che era qualcuno. E invece... Praticamente in sto gioco scivoli, eh. Due rocce bagnate, ma non è come Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, è molto più easy, come dire. Sì, continuando il discorso di prima, mi farmavo armi e tanto. Troppo. Troppo. Boh, però era divertente perché era un ragazzino e cercavo sempre di non spendere troppo in videogioco, perché i soldini non ce li avevo. Quindi era un po' così. Boh, allora più o meno per due annetti, se non di più, avrò giocato col gioco lì. Solo col gioco lì e poi... Ah! Poi ho continuato a giocarci per un po' insieme ad altri giochi che avevo comprato, però ho lasciato perdere. Tanto ci stava di brutto. Sì, non so cosa sta succedendo ogni volta che c'è un fulmine, questo qua mi sembra che gli tirano una flashbang. Rivive i momenti di quelle battaglie. Che brutta cosa. Scusate la pessima battaglia. Completato. Tutto. Siamo sicuri, Michele, dal passato? No, perché ho qualche dubbio. Beh, si è completato. Capisco perché gli vengono i... siamo 30.000. Ah, questo si può aprire, va bene. Ah, questi sono di 1.000, I guess. Ah, questi sono anche di... Arlecchino. Ne ho già 20 di desideri quelli. Inizia. Non vedo l'ora che arriva quel giorno lì. No, veramente ho una pazienza incredibile. Ma quel giorno lì, se riusciamo a fare tutto quello che voglio, ci dà
3 milioni di miliardi di cose, pieno di armi leggendarie o armi utilissime che ho sempre voluto, mi dà tutto in una volta sola. Per un anno e mezzo siamo lì a livellare queste armi 5 stelle che ci dà. Sarebbe i fondi di palmo, non li ho ancora usati. Non so, mi dispiace usare, I guess. Devo solamente, secondo me, spostare le cuffie e però non sento neanche più io l'audio del gioco, quindi non ho la minima idea di cosa sta succedendo. Ah, si ricorda. Mi piacerebbe capire solo perché la tastiera sta... non tiene più dritto. Non gli piacciono i fulmini, guess, al mio audio. Vabbè. Possiamo fare questo. Facciamo il scatto. Siamo così a 1000, ma... No, cos'è? 10.000, scusate. Poi ci serve questo. Yes. Ma era domani o... No, è domani, venerdì. Ah. Domani ho intenzione di scapparmi la via. Vabbè, si fa di sera. Vabbè, tanto. Però il fatto è che c'è ancora questo di Devoni. È quello che mi preoccupa. Lo faccio anche volentieri, Bennett, con sta roba qua. Perché tanto Sara, diciamo che tra virgolette è a posto, però. Vabbè, tanto se abbiamo fortuna la prossima settimana mi dà la puma di Devon. Allora, oltre a quello, torniamo a fare la bis. Oh, stasera intera, sarà 3 volte che ci entro oggi, ma è... Ogni giorno siamo... Questo oggi non abbiamo fatto, ma va bene lo stesso. Quando poi il gioco ci dà un po' di tregua tra eventi e quant'altro, abisso, eccetera, eccetera, magari che facciamo. Poi, no. Tanto se non le facciamo adesso, le facciamo poi. Quando siamo a... Ma sì, ma anche per scherzare. Lo dico, però... Alla fine del gioco, quando... Non c'è più niente da fare, facciamo anche fuori quello. Per dire, è una battuta, lo facciamo prima naturalmente. Però adesso più che fare l'abisso come un'anima tormentata, mi piacerebbe fare una quest, sinceramente. Non mi dispiacerebbe, sinceramente. Perché tanto... Va bene lo stesso, anche se non riusciamo a fare tutte le stelle, è inutile che faccio l'anima tormentata. Devo solo fare attenzione a non fare come ho fatto l'altra volta, che sono venuto prima e ho sbagliato. Qui ne prendiamo 6, magari. E qua ne prendiamo... Sarebbe stato bello 12. Vabbè, mancano 3 giorni, dovremmo essere posso. Have... dobbiamo andare ancora da Yelan che ci aspetta. Il giorno che arriva l'Arcon, togliamo Yelan, la mettiamo. Qua l'arco il... non so, non vedo
tanto ne valsa la pena aspettare per la Raiden. La Raiden abbiamo aspettato 2 o 3 mesi, che sono veramente pochi rispetto a quello che stiamo aspettando adesso, ma è arrivato un C4 a bomba che adesso sarà. Non dico che è un anno che la usiamo, ma non so, tra i personaggi più giocati c'è sempre Yaka, Yo e Mia. Yaka ha superato Yo e Mia. Prima il più giocato per me era Yo e Mia. Per diverse ragioni che ho già spiegato, ma la Raiden secondo me siamo lì, eh. La stiamo usando un bot. A posto di fare l'anima perduta, andiamo qua, cerchiamo il nome di una quest, poi la cerco su internet e guardo dove è la location, e poi facciamo così. Perché non ha senso, cioè io prima facevo un altro modo, mentre offline esploravo la mappa, raccoglievo i fiori, nel frattempo se trovavo una missione mettevo il marker. Trovo una missione ogni 4 giorni, quindi adesso faccio prima andare a luce a vapore e guardare. Poi veniamo. Lì anche guardavo così, tanto per, visto che la 7800 della MD tira, adesso. Beh, la migliore è la 7900, quella più recente. Sì, logicamente la 7800 va. Volevo prendere la 7600, però sembra che non tira niente su Genshin in 2K. E la 7700 va, ma per 60 euro in più ti prendi la 7800 su Amazon. Quindi 7.900 costa l'ira di Dio, non la voglio. Detto questo, è un what if, nel senso che siamo partiti dall'idea della gaming handlet e siamo arrivati a questo. No, perché me ne sono reso conto anche adesso, questa settimana di ferie che mi sto facendo. Alla fine non pensavo volgarità adesso. No, mi sto rendendo conto che no, alla fine non sto poi così tanto, tra virgolette, attaccato. Cioè, non ho bisogno di un gaming handled, anche il telefono, sta settimana l'avrò aperto per un totale di 20 minuti, se non mezz'ora, in tutta la settimana il gioco. Il gioco sul telefono di Genshin. E poi appunto una cosa all'altra, poi ovviamente come dicevo sono in vacanza, quindi bla bla bla. Però cioè appunto avrei pensato che avrei usato di più la cosa, ma alla fine non ho usato ben niente. Quindi penso che adesso la grafica va una bomba la mia, quindi adesso poi vediamo. Faccio prima a tenermela finché non finisce Genshin. No? Poi vediamo. Allora, io volevo solo guardare qua. Cerchiamo Genshin. Cerchiamone uno difficile perché mi va, così me lo tolgo dalla scatola. Luce infinita, guida nelle profondità. Light. Infamous. Aspetta, sarà Infamous.
lo so. Famous Light in The Depths. Non so, sto sparando una cretinata. Treacherous Light, sì, Treacherous Light of the Depths. Ci sono delle informazioni per 5.0, ha senso. Si trova fammi aprire la mappa dove c'è l'istituto di ricerca e dobbiamo andare dove c'è il lago che si chiude. C'è un lago, questo non si chiude. Questo. Ed è esattamente qua. Come ho fatto a non vederla mai questa missione? Non lo so. Magari una di quelle che si attivano senza. Ah, di trovare una caverna chiusa. Ah, e poi c'è una parte sottoterra. Livella. Chi è quello? Chi è lui? Dice una caverna. Dice che c'è una caverna sottoterra da aprire. Sì, mi sono un po' spoilerato la cosa, ma dire la verità che sono e che era sotto la foto e era sotto la foto, c'era scritto guarda che devi aprirlo, allora ho detto bene, me lo sono letto. Suono è tornato. Però sento le cuffie un po' basse, ma soprattutto perché l'ho allontanato. Quindi fammi vedere una cosa veloce veloce. Allora devo mettere le cuffie un po' più avanti, ma lo faccio dopo semmai. Quindi qua dovrebbe attivarsi poi una quest, eh? Grazie per il collegio. Ok. Aspetta, c'è una quest più avanti. Dice che Paimon dovrebbe dirmi qualcosa quando entra. A meno che l'ho già fatta, ma è impossibile. Perché è chiuso. Era chiuso. Come ho fatto a fare? Mi hanno chiamato a mangiare, quindi let's sei grandi, che genio del male, fuoco con il fuoco, l'avete visto? Vabbè, is dead anyway. Quando il personaggio, uno dei personaggi più forti del gioco è un C4. anche se hai un elettro davanti te lo mangi. E usi l'abilità, la sua arma normale, la lancio. Ah, c'è una porta di nuovo. Ma qui ho dimenticato qualcosa. No, meno male che devo fare la speedrun. No, non mi ispira una cosa però che non ho fatto. Perché sì, speedrun, poi però se non trovo l'ultimo collezionabile dico mamma mia, sbagliato. No, non c'è niente, anche qui dietro. È già capitato, ti mettono anche le cose delle monete nascoste. Sono un po' furbi, non sono mica cagato. Quelli di Genshin sono un po' furbi. Dovrei mettere il mio team del free roam, ma chi se ne frega. A forza di usare Kirara nel Simulanka
Ah, ecco la cosa. Wow, chi lo sapeva che sott'acqua ci fossero tutto questo spazio, questi dispositivi bizzarri. Paimon non sa cosa serve questo dispositivo, ma sembra che sia stato abbandonato da tempo e anche che nessuno sia stato qui. Stiamo attenzione. Ok. Esplorare rovine. Ok, sembra una cosa lunga, quindi mi fermo qua. E riprendiamo dopo mangiato, va bene? Cliffhanger, no, vabbè. Andiamo. Quando torno, dai. Ciao, ciao, ciao.